2013 inutile, abbiamo proseguito su quella falsa riga e l'azienda continua a produrre utili e per il prossimo anno viene previsto un utile netto che è intorno ai 2 milioni di euro, quindi continuamente in crescita. L'attività è stata fatta sia dal punto di vista economico che da un punto di vista finanziario, ma una delle parti importanti è anche quella di riprendere gli investimenti. Noi abbiamo degli impegni con il Ministero, degli impegni con i cittadini, con i sindaci, i nostri comuni, quindi quest'anno sarà anche l'anno della ripresa degli investimenti per 8 milioni e 500 mila euro, investimenti per i quali comunque siamo impegnati a trovare finanziamenti a medio termine presso le banche, le quali hanno comunque ripreso a darci fiducia, tanto è vero che l'operazione AMIO abbiamo potuto farla solo se Unicredit e BPM solo perché ci hanno dato appunto finanziamento a medio termine di 5 milioni. Ecco, finanziariamente si evidenzia bene da questa slide quello che è stato il grosso lavoro di quest'anno. Cioè quest'anno abbiamo voluto mettere in sicurezza l'azienda dal punto di vista dei debiti tributari, quindi l'azienda finisce quest'anno dopo aver pagato più di 8 milioni di debiti tributari e quindi da questo punto di vista ai soci abbiamo ridato una tranquillità non indifferente su questo aspetto. Mentre invece dal punto di vista dei fornitori c'è ancora un po' di sofferenza, è vero che abbiamo diminuito l'esposizione dei fornitori, però come vi dicevo l'anno in corso, nel 2014, è stato un anno che ci ha visto concentrati specialmente sulla parte dei debiti IVA e dei debiti tributari. Quest'anno pensiamo comunque che sia giunto il momento anche di diminuire questo aspetto e di poter finalmente pagare fornitori che da tempo aspettano il denaro di Amit. I crediti verso comune che vantavamo verso comune di Alessandria si sono abbattuti notevolmente, poi non sono entrati. La differenza tra la barra più alta e la barra più piccola sono circa 13 milioni, non sono entrati tutti, ma sono entrati solo il 40%, che è la quota del fallimento, no? Quindi i 13 milioni, l'OSL ci ha riconosciuto il 40% circa di questi 13 milioni, che poi sono stati ancora identificati dai debiti che avevamo verso il comune, insomma, per farla breve. Il comune ci ha versato circa 4 milioni e mezzo di liquidità, che è servita anche per contribuito a passare i debiti tributari. Ecco, mentre un'altra attività molto importante è stata quella di abbattere i nostri debiti. In generale, nel 2012 avevamo 30 milioni di debiti. Il 2014, compresa l'operazione Amag Ambiente, quindi compresi i debiti che abbiamo aperto per Amag Ambiente, sono diminuiti a 26 milioni. Dunque, noi il nostro EBITDA, che è il primo livello di margine dell'azienda, di circa 9 milioni, e i nostri debiti sono di 26, quindi questo rapporto tra debiti ed EBITDA sta ampiamente all'interno degli indicatori di un'azienda di questo tipo, quindi noi da questo punto di vista non abbiamo un grande indebitamento, anzi quello che cerchiamo oggi è avere dalle banche sia finanziamenti a breve termine che finanziamenti a medio termine per finanziare gli investimenti. Ecco, ciò significa che comunque una parte di questi li abbiamo già avuti proprio perché c'è stata una ripresa di fiducia da parte delle banche verso l'azienda. Ecco, un aspetto importantissimo sul quale si è lavorato molto quest'anno, che è stato un po' il proseguio del lavoro fatto nel 2013, è stato l'abbattere i crediti scaduti
sia per quanto riguarda AMER, quindi i nostri clienti che non pagano acqua e gas, e in questo caso è l'acqua, da 26 milioni l'esposizione si è abbattuta a 23 milioni, quindi in pratica sono state recuperate 3 milioni di liquidità sull'acqua, e sul gas ne sono stati recuperati altrettanto, passando da 24 milioni a 21. Quindi in pratica abbiamo recuperato 6 milioni di liquidità dai crediti clienti, quindi c'è stato tutto questo lavoro importante fatto sugli amministratori di condominio, di cui si parla anche in questi giorni, specialmente per uno, sulle aziende, sui privati cittadini. Insomma, è stata impostata una procedura di sollecito che ogni settimana sollecita tutta una serie di posizioni che sono scadute. Insomma, abbiamo risollevato anche un po' le sorti dell'azienda mettendo in atto tutte queste attività che prima non c'era in azienda, che ha portato della liquidità. Ecco, su questa strada continuiamo nel 2015, continueremo a lavorare. Insomma, quindi questo tipo di attività ormai che abbiamo impostato ha robustito l'azienda, no? Quindi al di là poi dell'amministratore, che in questo caso l'amministratore delegato che possa essere io, può essere chiunque altro, l'azienda ormai ha acquisito al suo interno, no, tutta una serie di procedure che gli permettono di operare normalmente senza delle decisioni del Consiglio di amministrazione. Direi che come sintesi dei dati può essere sufficiente, poi ovviamente posso rispondere alle vostre domande.